Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi episodio di Owen del nostro giro dei team monoregionali competitivi, così si fa per dire. Il team di oggi è questo qui, ci troviamo a Owen, quindi perché non usare Groudon siccome ultimamente fa un gran caldo e io so già dove vi è andato l'occhio perché vi conosco. Sì, quello lì è uno Shiftry, ragazzi, è uno Shiftry, questo corpetto a saldo che prova un po' a salvargli la vita. In realtà Shiftry, ragazzi, fa cacare, è un grissino, non sopravvive praticamente a nulla, ma noi cercheremo di tirare fuori il meglio da questo team strampalato. In alto c'è il codice rental se anche voi come me volete provare a farvi del male in battle spot con questa squadra, mentre se invece volete provarlo su showdown o fare modifiche, non so per quale motivo, qui sotto in descrizione c'è il paste. Io mi butto subito in battle spot e vediamo i nostri malcapitati avversari che oggi si troveranno ad affrontare una squadra uscita direttamente dalla cartuccia di Pokémon Rubino e Zaffiro. Più Rubino che Zaffiro. Ecco qui il nostro primo malcapitato di oggi. Ragazzi, io gioco Groudon, va bene, ok? E trovo l'unico Landorus totem di tutto il metagame. Santo Dio, ma cosa ho fatto di male? E fra l'altro c'è anche quel coso lì, foglia, bagaglia lì, che mi devasta. Dunque, pensiamo un po'. Sableye mi piace in lead, che un po' spaventa, no? Non è una partita per Registeel. Dai, mettiamo Groudon, Shiftry, Ariama. Allora, in teoria i matchup contro Miraidon sono abbastanza passabili, ovviamente. Lui è elettro, io sono terra, terra batte elettro. Il problema è tutto il contorno che lui ha, che a me dà noia, ovviamente. Ok, lui parte di foglia e vinci. Va bene. Senti. Noi facciamo. Senti questo. Proviamo a fare questa cosa. Una Protect di Groudon. Ovviamente. Perché lui ci tira il fake out. Forse. E ripicca su Iron Leaves. Dovrebbe fare veramente tanto. Noi siamo Sash. Un colpo lo teniamo. Vediamo. È già in salita questa partita. Fake out. Telefonatissimo. Pendifoglia. Telefonatissimo. Abbiamo preso in pieno. Ripiccone, vediamo quanto fa. Il danno è veramente niente male. A questo punto noi possiamo fare spintone su foglia ferrea, che mi dà l'idea di essere un po' un grissino adesso. Non è vero che è uscito già da un po', non è nuovo di pacca, ma ammetto di non essermelo studiato bene. Se noi facciamo spintone e spade telluriche, in teoria facciamo un gran male a Incineroar, che vi ricordo non ci ha intimidito perché abbiamo il ciondolino, e Iron Bagaglio schioppa. Dovrebbe andarsene via Iron Bagaglio, perché, ma resta, perché lui non sa della mossa peculiare di Sableye. Groudon missa insieme. E il primo miss l'abbiamo fatto. Bene. Knock off ci leva il ciondolino, quindi adesso saremo passibili di intimidate, monito, tutto quanto. Ecco che si comincia. Landorus ci intimidisce.
questo punto noi potremmo fare. Lui potrebbe essere un po' spaventato da Sableye a questo punto. Perché non fare entrare Ariyama adesso? O meglio Shiftry. Shiftry proverei a tenerlo eventualmente per... Fa ridere, detta così. Proverei a tenermelo un po' per Miraidon. E qui proviamo a fare danza a spada, se non altro perché lui adesso probabilmente ci fa monito. Quindi ci porterebbe a meno 2. Con Sword Dance lo recuperiamo. Cioè, torniamo in pari. Retromarcia. E arriva Miraidon a questo punto. Esatto. Ah, era bello shift di qua. Niente, lo stesso. Dark Sword Dance, va bene. Certo che lui si è rischiato uno spade telluriche. Retromarcia anche lui, quindi è AV. Quindi non ha monito. Però rientra l'Andorus, quindi di fatto... ci siamo capiti. Ok. Quindi abbiamo il nostro sempre più zero. Solo che ormai la vita di Groudon si è dimezzata. E bisogna che iniziamo a fare un po' di danni. Io direi che possiamo fare fake out su Miraidon. E iniziamo a tirare una spadina. Probabilmente entra Incineroar su Miraidon. Forse. Oddio. Cioè si manderebbe un Incineroar a prendere uno spade telluriche. Che se non avessimo missato quello di prima... Invece adesso lui lo può fare. Non lo fa. Va bene. Vediamo quanto prende Miraidon. Da bruciapelo ha preso, A forza di retromarce ci stanno deflagrando Groudon. Lui comunque, cioè, ha buttato un Incineroar a prendersi spade telluriche. Cioè, veramente ha palle d'acciaio. Ma questo può farlo perché abbiamo missato il primo. Noi, fra l'altro, abbiamo tutti i fisici in squadra, quindi lui ha prepotenza e a nozze. Spade telluriche a meno 1, vediamo il danno. Oh, non c'è male. Non c'è male. Allora, lui adesso ha un fake out libero. Allora, se lo fa su Ariyama, possiamo fare così. Quindi assorbirlo, tra virgolette. E... no, lui farà fake out su Groudon e mossa elettro su... qua. Però vabbè, siamo Sash, quindi e qua proteggiamo. Siamo Sash con Grimmsnarl, Sableye, quindi anche se ci fa una mossa la teniamo. Invertivolt. Ok. Se ne va ed entra Lando di nuovo. Non ha fatto fake out, ragazzi. Potevo tirare un'altra spada. Ma come gioca questo? Vabbè che Miraidon sì, se ne andava prima, ma Inci moriva. No, non moriva perché... perché... se quello è il danno a... ah, è andato doppio lì. Bravino. Bravino. Però adesso ho un fake out io. Potrebbe anche morire di fake out, ragazzi, il Miraidon. La luce solare torna normale, vabbè. Allora. Cavolo, ma se facevo Sword Dance invece di Protect, ma perché la gente non ci pensa?
Noi a meno 2 non facciamo granché con Groudon. Facciamo bruciapelo qui. Se morisse sarebbe fantastico. E proviamo a swordare. Certo che se fa terremoto Lando. Proviamo a mettere Shiftry, dai. È vero che non c'è più il sole, però un Groudon lì a meno 2 non è che ci faccia tanto. Quindi... il problema è che mi prenderò, ci ho pensato adesso, un retromarcia gustosissimo. Oh, Miraidon è morto, è sempre bello. E mi prenderò un retromarcia su un Pokémon che è debole 4 per. E adesso rientra Groudon, cioè rientra Lando, entra Inci, quindi ho di nuovo Groudon a meno 2. Quindi sostanzialmente gli ho regalato uno Shiftry gratis. Fantastico. Che era un fake out possibile, quindi insomma. Benissimo. Però aspetta, perché Inci, Groudon prende solo il meno 1 di Landorus a questo punto. Allora, senti. Ah, se Inci avesse preso quelle spade quando era ora. Allora, Lando si deve loccare, si loccherà sulla mossa terra. Noi a questo punto terrare neanche ci serve. Non ci serve veramente a niente. Facciamo un lui non avendo monito non mi può più intimidire. Mi arriverà un fake out addosso forse. Proviamo a tirare giù Incineroar e proteggiamoci Groudon. Sto pensando se è la cosa giusta da fare. Avrei potuto fare eventualmente lui Terra. Vediamo cosa Terra. Forse volante. No, Terra Inci. Erba. Spettro. Ah, per non prendere la zuffa. Mamma mia. Vabbè, bravo. Che dire. Bravo. Bravo e fortunato. Terremoto. Attenzione, perché si danneggia anche il suo Incinero. Cavolo. Ariama ha preso tanto. Non durerà un altro. Non durerà un altro terremoto. E Lando è Scarf. C'è la luce solare? Sì. Però... Oh, se lui è Scarf, però posso fare Bodyguard. E marchia fuoco qui. Aspetta, Aspetta! Aspetta! Aspetta, perché se lui è loccato lì, noi bodyguard la possiamo fare all'infinito, eh. Non è come Protect che fallisce. Eh sì, sono andato a controllare. Godo ragazzi, godo tantissimo. E quindi niente, noi si fa un altro bodyguard e un altro marchio a fuoco. E più contenti di così si muore. Voleva fare il furbo.
È arrivato Ariyama e con le sue manoni ha detto: qui non puoi passare. Bene, bene. Prima di Groudon, andata. Non senza qualche difficoltà, errori, sbavature, miss. Miss, quelli sempre ci vogliono. Dunque, un Kali Shadow. Allora, neanche questa partita purtroppo vedremo in azione Registeel. Importabile. C'ho Lando, c'ho... No. Ti dirò, io parto con Ariyama, Shiftry, Sableye e Groudon. Impazzito, completamente. Cioè sono gli stessi di prima, però in ordine diverso. Inci Tornadus. Allora, noi possiamo fare, lui può fare, ha un Bliquing Storm bello come non so che cosa, però noi possiamo fare Bodyguard, Fake Out, e lui dove me lo tira? Senti, ma io... Ah, però lui sarà anonimanto, non prenderà il mio Fake Out, di sicuro. Io a questo punto faccio Bodyguard e... dentro Groudon? Vabbè. Lui non penso faccia Tailwind. Out qui, va bene. Bodyguard. No, ha fatto Tailwind. Cioè, Inci è rimasto a prendersi una zuffa, ragazzi, eh. No, ve lo dico. Allora, togliamo Ariyama, tanto mi ci arriva un parting shot lì, grosso come una casa, e proviamo... proviamo a danzare. Se mi arriva Bliquing Storm adesso non è bello. Non è bello niente. Però vediamo, dai, dovevamo pulirci da... No, pioggia danza. E io gli ho fatto Sword Dance. Va bene. Quindi siamo burnati a più 2. Quindi di fatto è come che fossimo a 0. Allora Shift in realtà io l'ho buttato, ma mi serve per Calyrex, quindi sarebbe anche da togliere. Facciamo Fake Out qui. Però è anonimanto, sarà. Dai. Oh, brutta squadra ho fatto, ragazzi. Allora, facciamo. Dai, proviamo, magari non è anonimanto, non lo so. E iniziamo a fare un po' di spade. Infatti lui è anonimanto. Shifty regge grazie alla Southwest, lui e si droppa di velocità, fantastico. Sono ciondolo! Spade, non effetto su Tornadus. Prendiamo il Sino, che è già una notizia. Non ci bacca. Bacchina, no baccona, per favore. Bacchina. Ok. Allora, noi adesso togliamo Shiftry. Mettiamo... Ariyama prende tantissimo da Bliquing Storm, più non è a buco. Così. E il problema è che io non ho niente per danneggiare Tornadus, ragazzi. Niente. Niente.
Ho un Sucker Punch. Però sono a meno 1. No, non sono a meno 1. Ero prima a meno 1. Allora proviamo Sucker Punch e spade ancora. Stavo pensando se sguardare. Non ha fatto niente. Che male su Groudon, mi ha crittato? Eh sì! Merda! Perché adesso moriamo di knock-off. Arrivava anche prima. Oh, è duro, eh? È duro. È de marmo, è de goccio. Il problema è che adesso, avendo perso Shiftry, come si dice? Calyrex ci spezza. Abbiamo un ultimo turno di vita. Abbiamo un ultimo turno di vita. Dobbiamo sfruttarlo bene. Perché poi moriremo di burn. Perché abbiamo trovato Inci fuoco fatuo. Che è molto comune. Ma non c'è sempre. Però l'abbiamo trovata noi. E quindi... merda. Allora, lui si butta Calyrex. Io gli ho fatto vedere Bodyguard. Sì. Il primo turno. Quello che lui, che se avesse tirato Obliquing Storm avrebbe vinto praticamente turno 1. Eccoci qua. Io però devo fare... allora, lui se fa Obliquing Storm... beh, Groudon muore. Groudon è un morto che cammina. E... su Ariyama... possiamo fare... knock off. Ma Astral Barrage single target non lo reggiamo mai. Intanto vale provare a proteggerci e... oh, oh. C'è ancora Groudon, è vero. È un morto che cammina, ma devo muoverlo. Proviamo a fare un doppio con Sableye, che è Sash, magari fa qualcosa. Perché fai vento in coda, che sei più veloce di tutti? Scheggia astrale. Perfetto. Ti ho fatto vedere Bodyguard al primo turno. Sei tordo, eh. Scusa, sei veramente tordo. Madonna, gente. Che se tu prendessi... vabbè. Ecco, qui se avevo Shiftry per dire Sucker Punch. Allora, ok. Allora, abbiamo il nostro mitico Sableye. Possiamo fare varie cose adesso. Possiamo fare varie cose. Potremmo ancorare Tornadus su Tailwind. Potremmo ancorare Calyrex su Schegge Astrali. E noi facciamo Bodyguard. Quindi lui è costretto a fare Schegge Astrali, ma noi possiamo proteggere sempre. Mi sembra una buona idea. Detto come va detto. Lui Tera. Quindi knock off in realtà prenderà meno. Però ancora te lo prendi. E tu magari hai iterato per farmi Draining Kiss, so che cosa. Però ancora parte prima. E quindi anche se tu hai selezionato un'altra mossa, dovrai fare quello che dico io. Come sono simpatico, eh. Allora, anche Tornadus in realtà è confinato a fare tempesta boreale, esatto. Ah,
Allora, senti la giocata del campione, ma cioè smette di piovere, vabbè. Lui adesso leva e mette Inci, ma dove? Dove? Perché noi con la slot dobbiamo tirare Zuffa. Dove ci sentiamo fortunati? Oddio, è così terribile questo attimo di ansia. Io la tiro su Tornadus. E ci vado anche di ripick. Ha tirato fuori l'altro. Benissimo. Ah no, Inci è morto. Inci è morto. Cosa sto dicendo, ragazzi? Va bene, taunt lì per non farmi fare bodyguard, giusto. Ok. Zuffone. Morto. Ok. Allora ripicca. Se lo prende, ok. Non è male. Però adesso che non abbiamo più bodyguard, siamo messi molto male. A meno che io ho una piccola possibilità, che è questa. Allora noi, vabbè, Ariyama lo diamo già per morto. Io non so con Sableia come facciamo a tirare giù quei due Pokémon, ma te lo dico. Proviamo a fare. Vabbè, Zuffa li potrebbe perché dovrebbe proteggere? Se mi va doppio su Sableia, cioè aggiunta. Facciamo così e terra normale Sableia. Ah, avevo spintone che potevo fare. Spero di aver tirato, ragazzi. Non ho tirato. Merda. Merda. Non ho tirato. E io devo fare spintone su quell'altro. Ho sbagliato. Mi fa congiura. Meno male. Cioè, meno male. Ni. Meno male un cazzo. Ok. Però senti, lui è rimasto solo con Calyrex. Ok. Quindi in realtà venti in coda non soffio più. Calma, calma. Allora, cerchiamo di riordinare un po' le idee. Stiamo andando molto in confusione. E facciamo Zuffa su Calyrex spintonandolo prima. Ok. Adesso vediamo, dovevo tirare, ho dimenticato di tirarmi di nuovo. Però lui secondo me fa... È morto. È morto, ragazzi. Calyrex ha preso gli schiaffi da Ariyama. Incredibile, pazzesco, meraviglioso, tutto stupendo. Allora ragazzi, ragazzi, io a questo punto ho una proposta da farvi. Dato che non potremo fare l'episodio di Kalos, di questa fantastica, mirabolante serie, perché non ci sono gli Uber di sesta generazione, per fare comunque 9 episodi stavo pensando di fare un altro episodio, sempre Owen, con l'altro leggendario, perché ho già un team pronto, ragazzi, terrificante, come questo qua, e casualità vuole che in questo team ci sia di nuovo Registeel, così che possiamo provare a vedere un po' cosa fa. Quindi ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio della nostra rubrica dei team regionali quasi competitivi. Alla prossima!